Sentite spesso parlare di, quando faccio analisi e vado a controllare una criptovaluta, vado a vedere sempre qual è la circulating supply rispetto alla total supply. E vi dico sempre che questo è un aspetto importante, perché è l'aspetto che vi fa capire i livelli di inflazione che possono esserci su quella moneta. Vedo spesso però che mi vengono fatte domande che mi chiedono appunto: ma che cosa vuol dire quando c'è troppa circulating supply rispetto al totale, o quando il totale è un numero molto grande, quindi a un certo punto rispetto a quella che c'è attuale di circulating supply di quella coin ce ne sarà comunque molto. Allora, i soldi generano inflazione, soprattutto quando viene pompato troppo denaro e aumenta quindi la moneta in circolazione. Questa moneta in circolazione crea inflazione. Perché? E perché questa è la stessa analogia che ci ritroviamo nelle coin? Il concetto è molto semplice, lo spiego qua in pochissimi, ve lo spiego in pochissimi minuti, ma è ovvio che se ci sono, circolano più soldi, ovviamente c'è le persone che fanno, tendono a spendere di più e di acquistare i beni in circolazione cominciano a diminuire e i prezzi dei singoli beni cominciano ad alzarsi, quindi quello che si poteva comprare all'inizio di questa catena con quella quantità di soldi adesso diminuisce, perché i prezzi sono aumentati, ti serve più denaro per comprare, quindi il potere di acquisto è minore. E tutta questa catena genera inflazione. E lo stesso vale per le criptovalute. Se di criptovalute ce ne sono tante in circolazione, a un certo punto il valore di quella criptovaluta diminuisce. Perché diciamo di Bitcoin? Si dice di Bitcoin che possa arrivare a 50.000, 100.000, 500.000, 1 milione di dollari. Perché il numero della total supply, della max supply di Bitcoin è finito, quindi a un certo punto terminerà. E allora vi potreste domandare voi: ma se terminerà il numero di Bitcoin in circolazione, il suo prezzo come verrà determinato? Beh, il prezzo verrà determinato, e soprattutto come lo potremo acquistare? Ma banalmente chi ne possiederà tanto deciderà eventualmente di venderlo. A quale prezzo? Al prezzo che il mercato è disposto ad acquistarlo. Capito ragazzi? È molto importante. Immaginate l'inflazione in questo modo, guardate, Fisher l'ha spiegata in questo modo in economia. Immaginate una bilancia, da una parte di questa bilancia ci sono i soldi, immaginate un sacchetto di soldi, e dall'altra c'è un sacchetto che contiene i beni, anche di prima necessità, le case, il pane, benzina, eccetera. Bene. Che cosa succede se gonfiate e quindi la parte dove ci sono i soldi, il sacchetto con i soldi, comincia a contenere più soldi perché ci sono più monete circolanti? Questa bilancia che cosa fa? Peserà dalla parte dei soldi, che quindi andranno verso il basso, diminuiranno il loro valore. Che cosa salirà? Saliranno i beni, il costo dei beni salirà. Questa è una metafora che usano spesso nei primissimi seminari di economia, molto semplice ma anche molto facile da memorizzare. Quindi quando andate a studiare una coin è molto importante l'aspetto della circulating supply rispetto alla total supply, e capire anche come verrà introdotta la quantità di coin mancante, perché la circulating supply è quanto attualmente sta girando, la quantità di coin che sta girando in questo momento sul mercato. La differenza tra la circulating e la total che cosa vi dice? Vi dice quanta moneta ancora può essere immessa dal mercato. La prima domanda che vi dovete fare è: come faccio a scoprire, cioè come faccio a sapere in che modo questa quantità verrà immessa sul mercato? Perché in un sistema decentralizzato sarà la richiesta che se ne farà, che il mercato farà di questa coin, che piano piano andrà a prendersi dalla max supply la quantità. Se i sistemi sono centralizzati, ci sono tanti esempi di coin centralizzate, bene, allora lì sarà qualcuno, chi detiene quella coin, a decidere come rilasciare e in che quantità e anche temporalmente rilasciare queste coin. Bene ragazzi, volevo farvi solo questo esempio. Lo sapete adesso qui che cosa mi aspetta a me, non so se la vedete, eccola qui. Ragazzi, la figata di questo posto è che dopo una certa ora la birra è gratuita, quindi si può bere birra gratuitamente. Purtroppo non sono un grande fan della birra, devo essere sincero, perché io sono più un wine man, mi piace tantissimo il vino, sono sommelier, ho studiato tanto, è una mia passione.
Però insomma, un bicchiere di birra quando la birra è gratis e te ne puoi mettere quanto vuoi non si nega mai, soprattutto dopo un'eccellente frittura di patatine. Abbiamo preso delle patatine fritte ad un mercato biologico a Newmarket qui, eccezionali. Ho messo la foto su Twitter, se mi seguite su Twitter. Ragazzi, scusate, non ritorniamo seri. E tra l'altro si può vedere che ho cominciato a mangiare un po' di fritti, vedete qua un po' di i risultati dei fritti che ho mangiato. Ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti. Ditemi se vi è stato chiaro questo video, se avete capito l'importanza e anche capire che il valore di una coin è proporzionale sia alla quantità della circulating supply, ma soprattutto sul medio-lungo termine alla supply totale. Quindi ditemi se è chiaro, mettetemi un like, lasciatemi un commento, io leggo sempre i vostri commenti, non riesco a rispondere a tutti, ma li leggo sempre, anche e soprattutto come spunto per fare video nuovi. Quindi continuiamo così, continuate così e ci vediamo prestissimo. Buon trading a tutti, ciao ragazzi.